Libro che ha già, insomma, i suoi riconoscimenti. Beh sì, è stato pubblicato ad agosto, una raccolta di poesie sull'assenza, sul problema dell'assenza. È stato definito una poesia ermetica secondo la tradizione dei poeti ermetici del sud, significato. Qualcuno ha citato anche quasi, ma insomma sono molto contento dell'esordio. A 63 anni è complicato debuttare in poesia, perché poi è conosciuto come attore e c'è anche sempre un po' di diffidenza. Bisogna sempre tenere conto che l'attore è un corpo che racconta storie. Scrivere non è altro che raccontare delle storie. La poesia è soltanto una scrittura più densa, più raccolta, più intima, ma è sempre un racconto. Nella poesia si sviluppa sempre un racconto. Io tra l'altro ho sempre avuto, diciamo, nel catalogo dei miei studi la storia e la poesia, sempre. Non sono nuovo alla pubblicazione, perché ho già pubblicato un romanzo che si chiama Volantini, che ha vinto il premio di Bernau per il 2002, un altro romanzo, il caratterista basilisco del cinema scaturito, e questo è il mio esordio in poesia. I nostri lettori è ad appassionarsi, a interessarsi, a cercare i testi e le poesie. Però corre l'obbligo, visto che siamo in Toscana, a Firenze, di ricordare anche le sue partecipazioni a tanti film di Francesco Nuti, eccetera. Quasi tutti.